Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Mr. Braga. C'è una domanda con Spezia, diciamo la conferenza con la domanda di Franco Segreto. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere, volevo soffermare l'attenzione sul discorso mentale. Penso che dopo tutta la sconfitta di Ascoli, proprio l'aspetto mentale, abbiamo subito un forte scossone. Come pensa che si possa affrontare lo Spezia e come ha reagito la squadra in questa settimana, principalmente sotto l'aspetto mentale? Grazie. Prego. No, la squadra ha fatto un viaggio di ritorno che non hanno mai parlato, perciò sul settore di silenzio non è facile farli, però ormai è passato, abbiamo fatto abbastanza danno, abbiamo fatto, è inutile ritornarci sopra. Io mi auguro di vedere la reazione che ci vuole per una partita che vale moltissimo per il Cosenza. Questo è un dato di fatto, perché noi abbiamo bisogno di risultati. Questo però non ci deve far perdere serenità, buttarsi di là allo sbaraglio e concedere il fianco a una squadra che fa proprio di questo la loro forza. Dobbiamo essere intelligenti, abbiamo 90 e più minuti per poterla vincere con intelligenza. Prego. Martina Livia, buongiorno. Penso in parte di aver già risposto, comunque qui Fischi e ragazzi io non l'ho sentiti. Io ho chiesto, a me mi è stato chiesto spiegazioni su alcune cose che io ho risposto perché era giusto rispondere, e poi gli è stato chiesto il massimo attaccamento alla maglia, però verso ragazzi io onestamente sono stati civili, un confronto educato, ma verso ragazzi non c'è stato detto niente, anzi gli hanno solo chiesto tramite il capitano l'attaccamento alla maglia, la maglia sudata, quello che chiedono un po' tutti, non solo a Cosenza, quando le cose non vanno bene come in questo momento. Ma era una cosa normale che ci fosse anche un minimo di confronto con i tifosi più caldi, diciamo, perché poi sono quelli che si sobbarcano trasferte. Era normale che ci venissero a chiedere il perché e per come. Abbiamo cercato di spiegarglielo, ma poi è un problema perché giustamente poi ci si ferma sempre al risultato. Emergenza completa in difesa, legittimo si decide, almeno lui si decide. Non lo so, oggi vediamo col dottore, poi faremo la lista dei convocati. Onestamente un paio di giorni, un giorno si è fermato, ieri è stato fermo, io non credo che nemmeno che sia giusto per lui continuare a giocare in condizioni non ottimali, perché l'ha già fatta a Trapani, poi sembrava che la cosa fosse rientrata, poi invece quando calcia in una certa maniera avverte fastidio. Allora non è giusto nemmeno nei riguardi del ragazzo, soprattutto nei riguardi del ragazzo, perciò sicuramente se riusciamo a recuperarlo per avere a disposizione un eventuale cambio negli ultimi minuti è un conto, se no sta a casa e si rimette a posto per il proseguo del campionato. Buongiorno. Abbiamo dei giocatori che stanno tirando la carretta da tanto tempo, soprattutto il di centrocampo. Pensa che si possa fare in questa fase qualche cambiamento per farli ripiegare un poco, oppure bisogna andare avanti con quelli che hanno maggiore fiducia? Ma questa è una partita troppo importante per poter andare alla ricerca di tante altre cose, però qualcosa lo sto valutando.
Ci devo pensare bene perché non voglio colpevolizzare nessuno, qui siamo tutti colpevoli al limite, però ci devo pensare bene perché vorrei vedere altre cose e non so se quelli dietro sono in grado di darmeli, ma se non li faccio mai giocare non lo saprò mai. Perciò vediamo, ci sto pensando, vediamo un attimino, c'ho ancora un po' di tempo per poterci pensare bene. Vediamo. No, ma loro sono forse più pericolosi fuori casa che in casa. Io ho visto un po' la partita di Pisa che hanno fatto, fino a 2 minuti dalla fine vincevano 2-1 meritatamente, hanno sbagliato il gol del 3-1, è una squadra pericolosa quando si spinge in avanti, quando attacca, è una squadra, se vi ricordate bene, mi sembra che l'anno scorso hanno fatto i playoff con Marino e poi sono usciti quasi subito, se non sbaglio. Però è una squadra pericolosa. Poi hanno trovato anche quel nuovo attaccante, Gudi Onze, che avevano già l'anno scorso, che non giocava quasi mai, che gli sta facendo bene. Poi c'hanno Bidawi, c'hanno Ragusa, c'hanno Ricci. Sono attrezzati per un campionato importante. Grazie.